abbiamo bisogno di te perché nessuno di noi due può mettere la soundtrack delle divisioni Panzer, e quindi ci va. Ah, che avrai, avrai il cellulare a portata di mano, non sei infame che come noi ce l'hai lontano. Bene, raga, qua è il secondo video e facciamoci una bella supremazia con i cloni. Due ore. Cosa? Cosa? Dica, che è successo? No, Delta tira fuori il telefono che ci devi mettere. Esci sto telefono. Io ce l'ho il cellulare, che cosa devo fare? No? Vedi che bravo. E no, quando entreremo in campo con le divisioni Panzer, sarà tuo compito e tuo onere e onore mettere l'inno delle divisioni Panzer. Ovvero il Panzer Light. Luca, che tu sei più esperto di me, manda il link della colonna che tu ce l'hai e io lo apro. Oh, ragazzi, pure Feluscia, quindi top. Abbiamo Feluscia è quella maledetta. Allora mandami il link su WhatsApp, dai, così. Non c'è pietà per nessuno. Tanto non è che c'è mica scoppia il copyright, non credo, che cazzo. No, che copia c'è fuori. Se c'è il copyright la cosa probabilità la caduta, e sono bello incazzato. Dai, sto scherzando, non credo, è una soundtrack secondo non credo. Comunque mandami il link, Luca, così dopo lo apro. No, sono sicuro che Hitler ha quanti anni, è che dove l'ha detto, 124 anni, giù di lì. Siamo pure i cloni, di nuovo, i cloni. Hai top, ragazzi, top. Perfetto, veramente ottimo. No, comunque se usiamo i veicoli allora voglia ci scialiamo. Allora devo cercare dove sei, Del, mandarti un messaggio. Io sono a casa, poi non lo so. Quello è sicuro. Gear up. Got a pollution village that ran out of second chances about 3 evac runs ago. Sì, ma se è la stessa scena, che rottura. Diventa poi noioso, poi. Ma no, guarda, c'è il solito pilota, che è quello che ha detto non mi piace. Delta, quando sono arrivati, quando mi hanno detto ok ragazzi, siete quasi due adesso. Mi ha detto ok, come il nuovo elmo. Lo guarda e fa, no. No, questo è il mio nuovo elmo. Direi che non voglio più fare la pilota. Però guarda, dobbiamo tornare. Raga, guardate questo. Questo qua secondo me è l'infame che ci vuole rubare la TTE. Guardalo qua, bastardo. Non mi ha detto che lo rubo l'anima, gli dirò tu. Guardami, sì, tu che sei me. Dobbiamo farlo resistere. Guarda. Sì, dove sono questi? Non so. Ecco, questi non sono i droidi che sto rispettando. Ah, ma è nata che sei nella fase 2. Presto, prendilo. Hai Luca? Sì, l'ho preso. No, non è che l'ha preso, no. Si è messo a piangere il piccolino Plan, si è messo a piangere. Adesso cominciamo col fuoco di copertura. Io avanzo, faccio un po' di punti e ti dico. Sono sicuro che i tedeschi devono avere anche una artiglieria light o qualche. Loro hanno i light di qualsiasi cosa. Sì, però tu sei un genio del male. Io ti dico di mandarmi il link su WhatsApp e me lo mandi qua. Ma là sei disgraziato. Okay. E come faccio a prendere su WhatsApp se non ho il telefono? Ah, ok. Che già. Ah, giusto, è vero, cazzo, anche ragione, effettivamente, se potevamo mandartelo su WhatsApp, non è un problema iniziale. Devi metterla giusto proprio al punto, quando poi spawniamo due carri armati e... Ah, io sono morto male, chi è che mi ha sparato? No, guarda quanto mi sto già ammazzando. Quindi da parte i punti, che adesso ne faccio un po' anch'io, e arrivo come fa Bertante. Sì, quindi. Eccola! Alzala! Spero che non dà problemi. Aia, mi stanno sparando a distanza. No, molto basso in realtà. È molto basso. Non lo sentite? No, ma sto laggando, porca. Però è ronzato. Ragazzi, fatemi un po' di copertura ai lati che c'è qualcuno che mi sta sparando. Sembra un po' laggante, mannaggia. Ah, Rex, mi serve un po' di copertura ai lati perché mi stanno... Eccomi, ci sono io.
questa copertura dannata. Adesso... Ah, devo fare ancora un po' di punti, io non riesco a permettermi il calo armato, sono povero. Ce n'è uno qua dietro che mi sta sparando con quel piaglioni, mi ha quasi buttato di... Cosa lo è, porca miseria, non lo vedo. È qua dietro i fiori. Ah, che... Sì, scusate che sono concentrato a... Aia, mi ha colpito qualcosa di grosso. No, il tizio con quel paglioni, quel micro. L'ho trovato, lo secco. C'è qualcuno che ti sta sparando dall'altra parte. Sì, io che ascolto musica ti adiasca. Poi te la chiediamo a memoria, Ah, non riesco a far tu. Ottimo, guarda com'è bella sentire la musica sottofondo. Però devo abbassare un pochettino, raga. Voi magari non la sentite, però... Ho un armato cattivissimo qua davanti. No! L'importante è che rimanga poi registrata, che almeno poi ci godiamo il filmato. No, mi ha fatto esplodere. Le nostre prestazioni. Ah, tra l'altro manco mi ha fatto esplodere lui. Ah, è un avvio soldato, ecco perché. Madonna, guarda quanti punti che ho fatto, posso prendere Anakin. Ok, andiamo ad annicare. Perché hanno distrutto la TTE? Sì. Sono stato io. No. Non come la distrutta TTE. Beh, la Panzer Light, piglia la TTE adesso. Prossima botta. Prendo io questo. Visto che sei l'unico clone pilota fase 1 che conosciamo, prendi TTE, piglia la TTE. Ma la TTE non c'è. Eh no, quando ci sarà. È lo stesso. Sarà distrutto, no. Elta, dove sei tu? Sono qui. Ah, eccoti. Salve, io sono qua, eh. Le 2 ore 3. Ok, ti ho visto. Solo che... Aia. Occhio, c'è un pazzo qui con lanciaraggi là davanti, guardalo là. Ah, non riesco a prenderlo. Aia. Andate, andate, l'ho tirato giù. Non chiedermi come, ma quello tirato giù non si chiude assai. Ma davanti a me c'è Grievous. Ah, col camminatore? È morto male. Ma ci sono a fianco Rex. Ma in realtà è qua con me, con il Jet Cooper. Oddio, chi è su qua? Un cursore di saltella. Oh, adesso si sente bene però, non lagga. Sì, è bellissimo, no, così è sottofondo. Non arriva la TTE che fa. No, adesso arriverà. Dai Rex, che devi prenderlo te adesso, il tuo turno. Ma un po' che non uso artiglieri. Eccolo, eccolo che arriva! Io! Vieni che t'aspetto. Eccolo qua. Dai. Oddio, sono compenetrato alla cannoniera. Qua laggiù, non mi viene laggiù. Qua davanti. Trovato. Sì. Oh yes. Ma devo metterla dall'inizio del tra. Andiamo. Dove andiamo? Dove andiamo? Avanti. Io faccio un po' di copertura, faccio da vedetta, Rex. Così tu spari. Taglia su, aspetta che gli tiro un po' su A. Ma mi sa che fai fatica perché... Sì, là è un problema. Io col cannone d'assedio, magari col cannone d'assedio riesco a far danno. Io mi metto col cannone d'assedio a provare a far tutto. Però stai attento che adesso hai il fianco scoperto nel caso tu sparino qua davanti dal finale. Boom. Sì, un fianco scoperto ti sfoca. Io sto cercando tutti. Dai, babam! Ok, abbiamo capito, avete stancato. Abbiamo sentito un po' di musica. Di sano è tutto qualcosa. La TTE. Ok. Ah, sei tu che eri compenetrato, ok. Ma se io esco, tu rientri. Si può fare? No, giusto, sei un jumper. Adesso, un jumper in mezzo. Là, ok. Gente che muore. Cosa fai sulla mia torretta? sto facendo la. D'accordo. Oh, tirami giù quello, c'è una. Così lo siamo stati per trancare. Gli screpi di jump trooper che possono volare dove vogliono. La domenica che saltella, come saltella? Cioè, lui è saltellato. Perché ha la terza gambetta dietro che gli permette di saltellare quando muore in campo. Scusa. Poi ragazzi, qualcuno mi copra perché qua c'è qualcuno bastardo che di fianco mi spara. Ah, è un jump trooper, aspetta. No, è un droide. Ah, c'è tanta brutta gente, ragazzi.
Vabbè, ma lo sono. Perché hanno preso là, quello è il tuo problema. Sono un po' un anti. Oh, Madonna. Che ho tanti danni di lisciato proprio. Sì, ho visto. Ah, ma possiamo essere in due, dai. Ah no, sono a due, perfetto. Siamo due. Già. No, siamo due veicoli, due. Madonna, mi sa che devo abbandonare. Ho vissuto un duello con un drone del comando. Ragazzi, mi sa che devo abbandonare. Addio. Maia. Ma ora che ho abbandonato hanno smesso di sparargli, bastardi. Eh sì, difatti l'ideale sarebbe rimanere dentro, se no un capitano affonda con la sua nave. No. Io no. Io no. O dai schettino. Esatto, una dai schettino. Non deve. Comandante, le ho intimato di tornare sulla nave! Ma è tardi ormai! Non ci sono più le luci! Ma lei non può scendere per primo, ah no? Comunque schettino veramente che figura di merda, proprio la cosa sì. Abbandonare la nave. Sì. Uno dei primi poi oltretutto, madonna che cattivo! Già, decisamente. Con la sua consorte. Sì, mamma mia. E poi dicevano, date la medaglia a quell'uomo che gli ha detto di ritornare sulla nave. Non è che dovete dare uno. È un ordine, poi un, perché è di, deve fare così e basta. Era quello della guardia costiera, era poi. Sì, 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 era quello del. Sì, ma l'ha detto, ma come ti permette di abbandonare una nave? Ti può fare un brutto momento, scattino, ne spacco il culo io, non appena. Ti giuro che te mena sangue se vieni qua. No, ma poi veramente, raga, parlando seriamente. Sono passati anni, però raga, non si può uno abbandonare la nave che poi è stato pure, hanno detto, è stato avvisato più volte che era troppo vicino alla no, ma il problema è che la leadership non la, come posso dire, non puoi testarla finché non metti uno in una situazione del genere, quello è il fatto. Ma te lo dico io, quelli stavano festeggiando, se ne sono sbattuti proprio del pericolo. Sì, vabbè, ma indipendentemente dal fatto che festeggiassero o meno, che vabbè, è come posso dire, abuso del loro potere. Esatto. Ma proprio il fatto che la persona non è adatta al comando, è proprio nel senso del, in caso d'emergenza, lui è il primo che prende e se ne va via, perché non ha il coraggio. Esatto. di sacrificarsi per i passeggeri che si sono affidati a lui. Sì, proprio grave. Un poco grave. Un poco, ma vabbè, sì, lo so che lo stai dicendo in maniera sarcastica, però sì, porca miseria. No. Non si può. Proprio abbandonare. Non dico neanche la parola abbandonare, è proprio il concetto di. Che poi parlando di navi da abbandonare, siamo noi quelli che dobbiamo imbarcarci, no? No, credo proprio di no. Magari, ti piacerebbe, no. Vabbè, però entriamo in una nave che prima o poi affonderà. Sì, la nostra però sfortunatamente. lo so. No, perché sono leggermente oppisti gli avversari, capito? Se un po' sembra. Era quella battuta là di. Come si chiama? Di DuckTales, che ancora mi ricordo, c'era un tipo un ammiraglio che diceva: mi piace molto quando le cose saltano in aria, ma non quando si tratta delle mie. Questo era bellissimo. Chi era questo? Io aspetta, avete sentito? Una puntata di DuckTales. Raga, con la serie che ha detto il clone. Un raga, avete sentito cosa ha detto il clone molto fa? Non lo so. Madonna, ha detto in inglese i Jedi sono corrotti. Una cosa del genere. Ma sì, cioè, dopo la devo farvela sentire che sto registrando, ma... Vabbè, ho avuto un momento in cui il chip non ha funzionato, è andato in modo da ordine. Order 66 proprio è andato. Non si sa mai, andiamo già in Order 66. Ma sì, senza precauzione. Beh, come l'altro ieri che ho visto uno che ha postato un video in cui scriveva musica per l'Order 66 e c'erano per conto di fase 1 a Piovana, che no. E vabbè. Come apprezzo, non ho capito, ma hai sbagliato il contesto. Non ho capito. Oddio, che è questo bel imbusto. No, ragazzi, c'è Maul su B. Adesso gli spacchiamo il culo. Oddio, ragazzi, siamo tre comando. Di cui siamo proprio la Delta Squad. Ma come Delta Squad? Tu hai Delta Squad dappertutto. No, perché effettivamente c'aveva due comando vicini di altra gente. Aspetta, cerchiamo copertura. Oddio, sarebbe andato a dare cazzotti al droide, come nel gioco. Bravo.
mi sa che vado al piano di sopra a dare copertura se riesco. L'unica, sì. L'unica pecca che... Ah, Rex, dobbiamo andare di qua, mi sa, bro, dai. Ciao. No, volevo andare al piano di sopra, ma non trovo il cane. Qua devi andare, guarda. Io sconosco la via. Allora, prima di tutto dobbiamo volare qua. No! Non proprio lì, magari. Dobbiamo volare il lupo volare più in alto. Ok, raga, ho risolto il problema. Il gioco ha premiato la mia goffaggine e mi ha promosso generale Jedi. Vabbè, comodo. Raccomandato. Ma come raccomandato? Per valore. Generale Kenobi, ah no. No, che fatto, mi dispiace. Porco Dio, siamo proprio tutti dall'altra parte dove l'ho messo. Ah, cecchini. Oddio, quanti arche. Ma mi hanno copiato tutti la skin. Ma sei bastardo, tu non puoi essere Rex, non tu sei l'eroe di Cobalto, no, tu sei l'eroe di Cobalto. Ma fatemi esatto, ma tu non puoi essere Rex, io sono Rex, no, io sono Rex, il nome. Allora perché cazzo tutti Rex? Droga. Anche in due droghe a caso, che scalo. Oh raga, qui stanno sfondando. Questo qua, è qua. Ma vieni qua. Get over here! Get over here! Il potere di Discord. Oddio, ma c'è un potere, non è un potere, ti lancia solo la freccia, il rampino, ma raga, abbiamo preso i deck, chiamavano occhio di falco proprio. Ecco, koala del mesozoico, poi si chiama il suo supportore della battaglia, va bene. Koala del mesozoico, d'altro manco il cazzo, pochi punti per l'unità speciale, non mi ricordavo mica. Ok, ci sono un droide. Ah, voi siete là? Sì, ma come mi faccio ammazzare perché là c'è brutta gente qua. Ma chi è che sta sparando da lì? È della brutta gente dal ponticello. Ah, aspetta che vado al ponticello allora. E vai. Dai che seleziono. Bella questa, mi è piaciuta. Ragazzi, ho molto a proposito! Raga, ma io sono a 670. Tecnicamente dobbiamo fare. C'è lo special di Fixer. No, Fixer è. No! Perché sono caduto? No, sono. Sì, Fixer è Delta 70. Che è... No, è Delta 40. Ah, 40 è vero, mi scorto sempre. E lo odio talmente tanto che lo chiamo 70. Non lo so perché Fixer l'ho sempre odiato come personaggio. Non l'ho odiato, non mi dà nulla. Non mi dà nulla. È perché secondo me è troppo... è poi un soldato. Non ha un come Delta sta deviando il discorso. Delta non sta affondando. No, no, è solo un coso là. Un piccolo... È solo un problema tecnico. Vabbè, siamo arrivati qua per vedere la nave esplodere. Esatto. No. Diciamo che non è andata come l'ultima volta. Diciamo che non è andato come l'altro ieri. Diciamo. Che facciamo? Facciamo un'altra, no? Quando non ti va bene una, fanno un'altra. Ah, guarda roba. Sì, sì. Oddio, tanto, veloce. Bella partita. Dai, più o meno. Victory! Yeah!